Oh lol, signori, siamo qui su Assassin's Creed Origin. Ciao Senu. Allora, dobbiamo fare il prossimo obiettivo, che sarebbe dobbiamo trovare l'Ibis, sto tipo qua, mamma mia che brutto. Allora, prossima missione, il falso oracolo. Ci andiamo a fa. Allora, chiamiamo il mio cavallino. Ah, vi piace il mio cavallo? Molto figo, il mio cavallino. Vai cavallo, su. Comunque, io direi di vederci direttamente nel luogo della missione. Eccoci qua. Allora, chiamiamo Senu. L'ha già trovato. Però se mi segna anche i soldati, cioè, non sarebbe anche un'ottima cosa. È là, va bene. Che dite, andiamo di qua. C'è un'altra missione, ma quella è Devo farmi secondaria. vedere qua. Quella è secondaria. Non mi interessa, la faccio poi per conto mio. Posso arrampicarmi qui? Sì. Dietro di me, Neb! Porca di quella troia. E niente, lo stealth è andato a Occupati del puttana. Curios! Per l'amore di Amon, aiuto! Lo stealth è andato a farsi fottere. Fermatelo! Eccoti qua! Fatti ammazzare! Lo prendo! Vieni qui che ti ammazzo! Siamo dentro! Facci così! Ci sono! Merda! Il... È venuta la tua ora! Cioè abbiamo ucciso... vabbè. Abbiamo fatto... Cioè abbiamo preso due piccioni con una fava. I tuoi sbagli. Muoio, la mia opera è incompleta. Ero vicino, così vicino a inaugurare il governo perpetuo della forza e della virtù. Virtù, eh? Kripta ci darà il potere degli dèi. Cos'è un bambino a confronto? Cos'è un bambino? Papà. Ehi, un'altra, un'altra. Sì. Ehi. Beh, ci posso provare. Così ne posso prendere due. Certo. Beh. In alto, più forte. Pronto? Sì. Ehi, mi hai fatto sbagliare. Uffa. Kemu, vieni. Ho trovato le iene. Davvero? Sì. Vai, su. Ti piacerà. Ci sono 16 iene tutte scure 16? E terrificanti! Sai che ti dico? Ora preferisco andare a caccia con mio padre. Sei il solito fifone! Ehi! Dai, vieni! Cacciamo per davvero ora. Eh? Va bene. Andiamo. Si va a caccia! Cosa cacciamo? L'oracolo vuole la pelle di uno stambecco per la cerimonia. Starai al fianco del faraone, vero Bayek? Sei il Mejai. Quando sarò un Mejai, starò al fianco del faraone. Non sarai mai un Mejai, sei un fifone. Non è vero. E alla caverna della iena? Zitto! Smettetela!
La sabbia mi scotta i piedi. A volte prendono fuoco e corri velocissimo. Vorrei vedere. Allora voglio... Ecco avanti. Posso venire? Tua madre ti aspetta. Va bene, ci vediamo alla cerimonia. Ciao, Gianzira. Ciao, ciao. La mandria è in zona. Non ce ne serve uno qualsiasi, ma il capobranco. E com'è fatto? Grande e con corna enormi. Silenzio. Fai come me. Andiamo, questa è la parte che preferisco. Stai giù. Eccolo lì. Come Amon l'occulto. Sì, papà. Siamo gli occulti. Lo prendo da qui? No, gli ho papà! Ma se ne va via! Culo, che c'è fretta, piccolo. Lo prenderemo. Però ne ha preso uno. No, li ho spaventati. Va bene. Avremo più tempo per stare insieme. Godiamoci il momento. Stammi vicino. Ce la faremo. Vedrai. Vedi? Se sta occhi fermo. E mano allineati alla freccia. Sta solo fermo. Così puoi scoccare un buon colpo. Vorrei scagliare 100 frecce con quest'arco. Preso. Vaffanculo. Gli hai fatto male? Un colpo preciso al cuore non porta sofferenza. Prendiamo la pelle. Portiamolo all'oracolo prima che faccia buio. Un giorno riuscirò a colpire il sole con le mie frecce. Certo. La tua freccia dovrà diventare Senu. Se ogni mia freccia fosse come Senu, niente potrebbe sfuggirmi. Dicevi di voler vedere il faraone da vicino? Certo. Vorresti stare con me al suo fianco? Posso, davvero? Come mio figlio e futuro Magi? Sì. Papà, ma che cos'è un Magi? Il primo Magi era chiamato a proteggere il faraone. Oggi dobbiamo preoccuparci di tutte le persone dell'Egitto. Non solo proteggerle, ma assicurarci che stiano bene. Oh, papà, vedo l'ora di diventare un Magi. Conosci tutti i segreti di Siwa. E se non riuscissi a diventare un Magi? Aspetta. Andiamo di qua. Lo diventerai di sicuro. Sei mio figlio. Ma sono un fifone. Provo a non esserlo. Ma non Andate è via. Tanto facile. Quando avevo la tua età, a volte anche io avevo paura. Tuo nonno era un famoso Magi. Voleva che portassi onore alla famiglia una volta preso il suo posto. E poi? Un giorno mi ha portato qui, in cima. Mi ha detto una cosa. Una sola parola. Mi ha cambiato. Una parola? Ho vinto le mie paure. Sapevo di poter fare tutto quello che volevo. Cosa ti ha detto? Te lo dirò quando ci arriveremo. In pratica è una tradizione di famiglia essere un Magi, a quanto pare. Visto che il papà... Quanto pare il papà di Bayek era pure un Magi. Che cos'è che ha detto tuo padre? Salta. Smetti di pensarci. Salta. Sì, papà. Ehi, fidati. Ce la farai. Va bene. Vado. Dai, salta. Niente. Torna qui, non sei pronto. Posso farcela, papà. Posso. Zitto, stronzetto, che non sei altro. Ehi, aiuto. È Cenzira. Zitto, ho detto. Corri a casa da tua madre. Andrà tutto bene. Ci penso io ora. Magi, Bayek. Vai, presto. Ho paura, non voglio andare a casa da solo. No, Kemo, fai quel che ho detto, subito! Vai! Magi Bayek! E poi eccomi, sono io il Magi. Chi mi cerca? Rinfodera quell'arma e seguimi! Un soldato greco. Ma dovevate solo parlargli! Ah!
tutti i soldati, così? Vieni! Chi sei tu per darmi ordini? Senti, bastardo, non abbiamo tempo da sprecare! Oh, porca troia! Azzo! Evidentemente dovevo andare qui. Benissimo, ci hanno pure catturato. Amore, sei morto. Vabbè. Dov'eri finito? Non volevo farmi vedere. Mi sono nascosto. Ok. Non camminavo. Dove ci stanno portando? Siamo felici di averti con noi, Magi. È di fondamentale importanza avere l'accesso alla cripta. I sacerdoti del Tempio si rifiutano di aiutarci. Forse la tua fedeltà all'oracolo potrebbe essere di ostacolo, ma noi abbiamo qualcuno che ti aiuterà a convincerti. Che cazzo? Perché è cambiato visuale? Ah. La seguo, è inutile che si volta. Che si volti. Mi do del lei. Andiamo! E un attimo, si calmi. Arrivo. Mamma mia. Ma dove ci hanno portato? Non far entrare nessuno. Camu, sei ferito? Allora forza, facci vedere. Lasciate stare mio figlio! Mio figlio ha qualcosa da spiegarti. Libis può mostrargli il globo? Ci servirà questa per entrare nella cripta. Ma è la mela? È solo una perdita di tempo! Il ragazzo ha paura, ma tutto bene. Papà, hanno bisogno che gli dici della cripta. Devono capire come usarla. Sei il Magi, devi avere un indizio, una chiave o qualcosa che ci spieghi come usarla. Non so proprio nulla di questa cripta. Vi prego, lasciate stare mio figlio. Signori, il faraone è stato testato. Ha insistito. Verremo scoperti, presto. Parla con tuo figlio. Se non troveremo la cripta aperta, non lo rivedrai mai più. Papà! Ho fatto come mi hai detto, ma... Va tutto bene. Niente. Papà, posso prenderlo? No, Kemu! No, Kemu! Ma ci faranno male! Kemu, loro... Kemu! Che assurda perdita di tempo! No, Kemu! No, vieni! Tempo esaurito? Parla! No, io non lo so! Dobbiamo andare! Strapperò via il cuore del ragazzo! No, fermo! E non fermo. Vedrà mai il regno dei morti! No! Ve lo dirò! Cerca di prendere tempo! Questo cos'è? Basta! Questo è follia! Il serpente considera questa una risposta. Oh madonna. No! Kemu! Zitto! Ecco cos'è accaduto a Siwa quel giorno, come dice Bayek. Pensavamo che fossi morto. Non sei nemmeno riuscito.
nessuno! Ha colto nessuno! Madonna, gli ha fatto il lifting. Che l'ho colto ti accolga. Il signore della Duat ti attende. Fatto, amico mio. Il nostro eroe è tornato. Ci hai ridato la gioia. Devo andare ad Alessandria. Devo incontrare Aya. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Siwa ha sempre bisogno del suo Magi. Ma sei tu il guardiano qui ora. Sarò felice di aiutare. Vieni a trovarmi quando sarai pronto a partire. Ci faremo una birra in nome dell'amicizia, eh? E l'Ibis non c'è più. Libro dell'oracolo. 1250 XP. Siamo già al livello 6. Abbiamo un punto abilità. Io direi che possiamo parlarci. Là. Ops, scusi. Prima di partire. Devo lasciare Siwa. Altri hanno bisogno della mia giustizia. Soprattutto colui che chiamano il serpente. Come troverai quegli uomini? Aya sta dando loro la caccia ad Alessandria. Devo trovarla. Ha detto che sarebbe andata da suo cugino alla grande biblioteca. La grande biblioteca. E che se fossi venuto ti avrei dovuto dire solo una cosa. Serapide. Serapide. Il dio condiviso da greci ed egiziani. Ma certo, capisco. E Bayek, fa qualcosa per quella barba. A presto, allora. Sparito tutto, attenzione. Oh merda, Leila ti serve della ciclosporina. Subito, Leila, svegliati, svegliati. Siamo nel presente? Non obbligarmi a venire là. Leila. Leila. Riprenditi. Leila, sei sveglia? Abibti. Ti ho detto di non chiamarmi così. L'unico modo per avere la tua attenzione è farti incazzare. Hai la mia attenzione. Ok, ora fa una pausa. L'animus ti sta espellendo. Sto bene. Già, ma i tuoi reni no. Ci vuole altra ciclosporina se vuoi farcela. Sì, infermiera Ghiri. Ufficiale medico Ghiri, tesoro. Beh, com'è andata? Le modifiche reggono. I ricordi del soggetto sono chiarissimi. Se questo non convince l'Abstergo a inserirmi nel progetto Animus, mi arrendo. Fantastico! Chi abbiamo qui? Lui è Bayek di Siwa. La morte di suo figlio l'ha reso spietato. Credi interesserà l'Abstergo? Non cominciare. Sai che non saranno felici di come hai gestito l'incarico. Sanno che non seguo le regole. Beh, non le hai solamente ignorate, ma ci hai sputato sopra. Del resto sarà tutto inutile se entri in coma. Ora prendi quella ciclosporina. Ammazza il pressing di sta signora. Questo è il nuovo Animus, è un Animus portatile. Dunque, vediamo qua. Ui. Stai cercando la ciclosporina? Dici, mette solo roba sana. Stai cercando la ciclosporina? E palle! Ne ho messo un po' nel kit medico. Madonna! La ciclosporina? Due cc basteranno. È insistente.
Non scordare di usare l'alcol. Vorrei essere lì ad aiutarti. Ti occupi benissimo di me, anche dall'hotel. E so quanto ami l'aria condizionata. Una tacca. No, mezza tacca. Torniamo nell'Animus. Torno dentro. È davvero grandioso. Stai attenta. Velocissima, cioè già entrata in... Oh mamma mia. Alza il vento. Mamma mia, che bella scena. Dintorni di Yamu, 48 avanti Cristo. Maria, che bello. Beh, io direi che per questo episodio possiamo fermarci qui e alla prossima. Ciao ciao!